tutti, oggi sono qua per mostrarvi i regali che ho ricevuto per il mio compleanno, più qualche cosina che mi è arrivata giusto giusto in questi giorni e qualche spesa che mi sono concessa. Direi di partire dai vestiti che mi sono stati inviati. Dal sito Shein mi è arrivato questa canottiera che amo follemente. L'avevo già comprata l'anno scorso in bianco e questo è un color carne beigiolino con una rosa ricamata, veramente bellissimo. Adoro il taglio di questa canottiera, mi piace che sia in un tessuto abbastanza pesante. Non è quel tipo di canottiera da mettere in piena estate perché ci sudate letteralmente dentro, però adesso che incomincia a fare un po' caldino, invece della solita maglietta, questa qui è veramente perfetta. Ho preso poi una felpina che secondo me ci sta da Dio in questi giorni in cui il tempo cambia continuamente ed è questa felpa garzata semplicissima a maniche lunghe nera con disegnato sopra Totoro che io amo immensamente. È quel tipo di capo veramente passepartout perché è semplicissimo, come vi dicevo è una felpina però è veramente garzata, molto leggera e non è esattamente crop top però non è neanche lunga, è quella via di mezzo. Anche dal sito Romwe mi sono fatta inviare due vestiti. Per fortuna, date questa stagione, perché in realtà avevo fatto l'ordine 2 mesi fa, se non sbaglio, ci ha messo un'eternità ad arrivare quest'ordine. Comunque, la prima cosa che ho preso è questa maglietta color salvia, di un verde chiaro abbastanza spento, con disegnate delle bottigliette, dei vasetti con delle piantine. Veramente molto carina. A vederla mi sembrava un po' corta, un po' crop top, in realtà è una maglietta semplicissima, in un tessuto elasticizzato. L'ultimo capo è questa maglia che lascia le spalle coperte, avendo però due spalline regolabili, e arriva a 3/4. È una maglia molto svolazzante, una blusa di un rosa molto chiaro, fatta in un tessuto trasparentissimo. Speravo fosse un po' più coprente, in realtà veramente si vede qualsiasi cosa voi mettiate sotto. Mi piace il fatto che sia di questo colore così pastello, perché non ho niente di questo colore. Inoltre mi piace il motivo floreale fatto tipo simile uncinetto sul davanti, lo trovo molto carino. Passiamo ora ai regali. Vi mostro innanzitutto uno zaino che avete già visto nel video preferiti del momento. Se ve lo siete persi, lo trovate nelle schede qua sotto in descrizione. Ed è questo zaino Konken che mi ha regalato mia nonna e io lo adoro. Lo sto utilizzando tutti i giorni per andare a lavoro. Infatti, ci ho già attaccato il pupazzino di Levi dall'Attacco dei Giganti, che è il mio personaggio preferito. E anche adesso c'è dentro un po' di roba perché sono tornata adesso dal lavoro. Mi piace tantissimo il colore che è Frost Green. Poi ve lo lascerò linkato qua sotto in descrizione. Ed è comodissimo, lo si può riempire fino a scoppiare e non mi fa male la schiena ed è una cosa secondo me molto importante perché comunque a caricare la schiena bisogna stare attenti, soprattutto alla mia veneranda età. Quest'anno ho ricevuto tantissimi, ma tantissimi regali librosi e direi di partire da quello che vi ha colpito di più su Instagram, ovvero questo libro pop-up. Mi è stato regalato da mia sorella che mi conosce fin troppo bene e come forse potete vedere dietro di me io ho un copriletto appunto con la grande onda che avevo preso tempo fa su Dalani, altra cosa che mi chiedete sempre in tanti. E in generale a me piace tantissimo il Giappone, quindi mia sorella ci ha azzeccato in pieno regalandomi questo libro pop-up di Hokusai. Giusto per darvi un'idea, guardate qua che meraviglia. Spero di trovare presto un po' di tempo per leggermelo con calma perché sono veramente molto curiosa. E a proposito di grandi libri, ho ricevuto finalmente Harry Potter e la Camera dei Segreti illustrato. Era tipo da Natale che lo desideravo ardentemente, però a un certo prezzo, quindi ero un po' frenata l'idea di acquistarlo, ma la mia amica Sara me l'ha regalato e non potrei essere più felice. Sono veramente troppo entusiasta. L'ho letto in realtà da relativamente poco in inglese, però da sfogliare qualcosa di meraviglioso. E sempre la mia amica mi ha regalato anche questa tazza meravigliosa Disney Classics di Stitch, che è qualcosa di meraviglioso, con tutti i disegni, le bozze di Stitch e poi Stitch colorato. È fantastica. Inoltre è super capiente, veramente grandissima e io adoro bere tanto tè, quindi
ed è la dimensione perfetta per me, poi sapete che amo Stitch. Dalla mia amica Vanessa ho ricevuto niente, che fa strano detto così, ma il titolo in realtà di questo libro di Jan o Jan Teller, una scrittrice danese che sarà presente a Mare di Libri, ed ero molto curiosa di leggere qualcosa di suo e niente in particolare mi incuriosiva tanto. Infatti appena mi è arrivato l'ho letto subito perché sono circa 120 pagine, quindi si legge molto velocemente. Ve ne ho parlato anche sulla pagina Facebook, quindi vi lascerò poi il link qua sotto in descrizione nel caso foste curiosi, perché secondo me vale la pena dargli un'opportunità. Mi sono stati regalati poi tre libri di tre autori ungheresi diversi che non vedo l'ora di leggere perché, come sapete, sto cercando di approfondire sempre di più la letteratura ungherese. Il primo che vi mostro è Essere senza destino di Imre Kertész ed è un autore che ha vinto il Nobel per la letteratura. Di Mogdo Sobo mi è stato regalato invece Il vecchio pozzo. Io di questa autrice ho letto per ora Via Katalin, ma ho in casa anche La porta, quindi prima o poi leggerò tutto quanto. E infine mi è stato regalato questo libro, La donna giusta di Sándor Máray, che è un autore che forse conoscerete per Le Braci, edito sempre da Adelphi. E adesso passiamo a due regali molto ma molto speciali, perché mi sono stati regalati da due iscritte al canale, tutte e due di nome Sara, che non smetterò mai di ringraziare, sono state veramente dolcissime. Non mi aspettavo minimamente di ricevere dei regali all'infuori dei miei amici e parenti, quindi è stata una sorpresa bellissima. Il primo libro è The Book of Tea, un libro in inglese di Kakuzo Okakura, che parla della cerimonia del tè e del tè in generale. Sono molto curiosa di leggerlo. Tra l'altro, in un'edizione della Penguin Classics, così piccolina, nera, minimale, veramente favoloso. E voi sapete quanto io ami il tè, cerco sempre di informarmi il più possibile. Quindi mi sembrava una lettura molto interessante. Sono estremamente contenta che Sara me lo abbia regalato. Tra l'altro, l'ha presa anche per se stessa, quindi potremmo anche confrontarci. Il secondo regalo è un manga, Children of the Sea di Daisuke Igarashi, un manga di cui non so assolutamente nulla se non che parla appunto di mare, pesci, tutte cose che io amo follemente, quindi si vede che mi conoscete anche fin troppo bene. Sono veramente molto curiosa di leggerlo, quindi vi farò sapere prestissimo. Dalla mia amica Erika ho ricevuto un set di tè sfusi cinesi veramente molto particolari. Uno di questi lo abbiamo già provato quando ci siamo viste per il mio compleanno ed era tipo una pallina erbosa che in acqua è sbocciata a mo' di fiore, veramente molto particolare. E anche questi sono veramente tutti molto ricercati, diversi fra di loro, sempre con della frutta secca o dei fiori, quindi non vedo l'ora di provarli perché sapete, amo il tè. E mi ha regalato poi due libri in inglese. Il primo è Dark Tales di Shirley Jackson, autrice che forse conoscerete per Abbiamo sempre vissuto nel castello. Ed è un libro che mi incuriosiva tanto perché amo particolarmente le storie un po' cupe, oscure, un po' tra virgolette del terrore. Inoltre in copertina c'è un gatto nero, quindi sono veramente molto curiosa di leggerlo. Il secondo libro non lo conoscevo per niente e si chiama The Bone Witch di Irin Chupeko, spero che si pronunci in questo modo, ed è praticamente una storia che parla di streghe e necromanzia, quindi curiosissima di leggere anche questo. Passiamo ora alla mia ossessione del momento, il pesca. Tutto ciò che è color pesca, che ricorda una pesca, che profuma di pesca, non lo so, sono in adorazione verso il pesca. E la prima cosa che ho recuperato, che sa appunto di pesca, è questa giara grande della Yankee Candle, Peach and Lavender. Se non sbaglio è un'edizione limitata o speciale, quindi la fanno soltanto in questo formato grande, però sono riuscita ad accaparrarmi la candela con il 30% di sconto che facevano proprio nella settimana del mio compleanno, quindi fatalità, dovevo assolutamente recuperarlo. È una candela che sa appunto di pesca e lavanda e ha un odore freschissimo, leggermente dolce perché si sente prevalentemente la pesca, però è veramente buonissimo. Cioè io potrei stare tutto il giorno a sniffarla perché amo follemente. La lavanda non si sente tanto, però una volta accesa c'è quel profumo di pulito che non lo so, io ricollego sempre alla lavanda. Per me il profumo di lavanda è anche odore profumo di pulito. Mia sorella mi ha regalato poi una tarta, sempre della Yankee Candle, che si chiama Summer Peach e sa esclusivamente di pesca, ma è un odore di pesca talmente forte, fruttato, un po' tipo sorbetto,
Che buonissimo, cioè io me lo tengo vicino al comodino per poterlo sniffare il più tempo possibile e non so se avrò il coraggio mai di accenderla perché fa un profumo talmente buono che ha riempito camera mia. Io vorrei profumare, vorrei che tutto profumasse sempre di questo perché è un odore buonissimo. Dal momento che avevo un buono di 30 euro da spendere da Sephora, ne ho approfittato per comprare la regina del pesca, ovvero questa palette della Too Faced, ovvero Sweet Peach. Come si evince dal packaging, ci sono tante pesche, tutta color pesca, gli ombretti all'interno sono prevalentemente sul pesca o sono comunque tutti toni abbastanza aranciati che stanno bene con l'arancione e profuma tantissimo di pesca. Ma anche da chiusa profuma tanto, ha questo odore di pesca dolce. Pazzesco, è favolosa. Io da quando l'ho comprata non faccio altro che usarla perché mi piace tantissimo. In particolare sto usando tantissimo Candied Peach, che è proprio il colore arancione della palette. E inizialmente, quando ho visto questa palette in giro, pensavo stesse bene esclusivamente sulle ragazze dagli occhi chiarissimi, tipo azzurri. E invece, secondo me, sta bene anche sugli occhi un po' più scuri, tipo i miei, che sono una via di mezzo fra il marrone e il verde. Quindi penso che la sfrutterò tantissimo. E visto che ero da Sephora, ne ho approfittato per comprarmi due prodotti Kat Von D che attendevo veramente tantissimo qua in Italia. Il primo penso che sia il prodotto più celebre del brand, ovvero il Tattoo Liner, l'eyeliner in penna rigorosamente nero. Mi sono innamorata follemente di questo eyeliner, innanzitutto perché è semplice da applicare, basta veramente essere leggerissimi, senza stare a calcare perché scrive veramente tantissimo. È inoltre waterproof e dura veramente tutta la giornata. Io un giorno mi ricordo che l'ho messo sulla mattina e nel mentre faceva caldissimo, avevo sudato, inoltre io ho le palpebre un po' oleose, quindi tutte le volte che metto tipo la matita o l'ombretto va nelle pieghette, si sposta tutto. Invece questo eyeliner è l'unico che è arrivato a sera perfetto come l'avevo messo la mattina, quindi veramente strepitoso. Il secondo prodotto che ho preso è un liquid lipstick, ovvero un rossetto liquido dal finish matte. Io impazzisco per i rossetti matte, mi piacciono tantissimo e sono sempre alla ricerca di nuove tinte labbra, appunto così liquide, perché adesso vanno tanto e sono molto curiosa verso i nuovi prodotti. Della Kat Von D avevo sentito parlare tanto di un colore nude, penso si chiami Lolita, che per me era un po' troppo marroncino, non lo so, è un colore molto bello. Però a me piacciono i colori più accesi, soprattutto più rosa, fucsia, più freddi, non lo so, mi piacciono tantissimo. E quindi ho preso questo, che è tra l'altro il rossetto che sto indossando oggi, che si chiama Mother. Questi erano quindi i regali che ho ricevuto per il mio compleanno, più qualche acquisto fatto da me o che mi è stato inviato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto se anche voi siete fissati col color pesca, perché non posso essere l'unica ad avere questa mania. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!